come è bello vedere una platea nella quale i grandi stanno all'invito e i piccolini stanno seduti. È la nostra filosofia, è il nostro modo di interpretare questo sport, perché noi riteniamo che il basket, uno sport integrale, tutto lo sport, debba servire soprattutto alle nuove generazioni, ai bambini, ai piccolini, a quelli che devono dallo sport ricavare la ragione per poter crescere più sani, più forti, più leali, più onesti, più sinceri, per contribuire a costruire un mondo migliore. Stamattina con mio fratello, poiché volevo fare questa introduzione, ricordavamo, dice Pasqua, ma quando abbiamo cominciato? Allora abbiamo riflettuto sul fatto che abbiamo fatto 7 campionati. Nel 2007 quello di prima divisione lo vince, nel 2008 quello di promozione lo vince, nel 2009 quello di serie D e lo vince, nel 2010 quello di serie C2 e facevo 2 anni di assistenza. Poi al terzo anno lo vince, poi nel 2011-2012 quello di C2. Quello di C2 lo vince, l'anno successivo quello di C1 lo vince. 7 anni, 5 campionati di risultati. E siamo di nuovo in Serie B. Mettendoci in continuità ideale con quella splendida esperienza che a Maddaloni è stata l'Arcus. Un'esperienza dalla quale siamo ancora lontani, perché l'Arcus è stata ed è ancora per noi inavvicinabile, per quello che ha segnato i dati in termini di settore giovanile, ma è quello a cui puntiamo, a fare in modo che tra qualche anno i piccolini che stanno lì possano giocare nei campionati nazionali, così come è successo con Desiato, con Bicitec, con Russo, con Garota, con gli altri, adesso lo ricordo. Questo è il senso della nostra avvenuta, del nostro viaggio, che si ricollega ancora in maniera ideale con quello della Libertas, che quelli che hanno il capello bianco che non è e che diventa sempre più spinto nel tempo, ma sempre vivissimo nei ricordi. Ed oggi, quasi per un gioco del destino, a testimoniare questo passato glorioso, ma ancora presente, di questa città nel Pascio, che c'è Manfredo Cusci, all'epoca ineguagliabile atleta, legato alla nostra e oggi uomo di potere, presidente regionale della FIBA, dirigente nazionale della federazione nazionale. Io credo che non poteva esserci una cosa migliore per incominciare questo anno. C'è il sole, invece le previsioni prevedevano che poteva il tempo non essere particolarmente. Siamo ad una settimana dall'inizio del campionato di B2, oggi festeggiamo in questa città San Michele. San Michele è la nostra società, la Canestro San Michele, e siamo ospitati in questo splendido chiostro del convitto nazionale Giordano Bruno, grazie all'ospitalità del neo rettore, che tra l'altro è stato pure il mio professore di ricerca, Michele Viglioli, che festeggia il suo onomastico. Per l'ospitalità ti cedo il microfono per un saluto e per che voi possiate, per chi non lo conosce, conoscere quest'uomo che sicuramente darà tanto oltre a quello che ha già fatto a questa città, da rettore di questo prestigioso istituto.